risolvere. Poi abbiamo detto farsi in quattro. Vuol dire impegnarsi moltissimo in un lavoro, in una cosa, un'attività. Impiegare tutte le proprie energie per fare qualcosa. Se io mi divido in quattro, ci sono quattro Luise che possono registrare i podcast per voi. E quindi quattro Luise sono molto più produttive di una sola Luisa e quindi lavorano molto di più. Farsi in quattro, spendersi, trovare tutte le energie da impiegare in un lavoro, in un'attività. Poi abbiamo detto chiodo, scaccia, chiodo. Ecco, per togliere un chiodo che viene piantato male, un chiodo arrugginito, bisogna spingerlo via, battendolo dall'altra parte con un altro chiodo. Soprattutto in amore questo ha un significato letterale. Per dimenticare il ricordo di una relazione d'amore finita male, si deve incominciare una nuova relazione con un'altra persona e così con il nuovo amore si dimentica il vecchio. Ecco, nella mia storia non era proprio appropriato, diciamo, però per rendervi l'idea, chiodo, scaccia, chiodo vuol dire se io uso un chiodo nuovo, dimentico quello vecchio. Essere a cavallo. Il cavallo era molto importante nel Medioevo. Avere un cavallo era un privilegio perché si poteva usare il cavallo per viaggiare, per lavorare la terra, per andare in guerra. Ecco, salire a cavallo era quindi un passaggio di status sociale. La situazione migliorava, quindi essere a cavallo vuol dire risolvere una situazione, trovare una soluzione ad un problema, finire una situazione in modo positivo. Buon vino fa buon sangue. Se si beve vino, si sa, si è poi allegri, quindi il vino migliora l'umore. E l'ultimo modo di dire che abbiamo avuto in questa storia. Entrarci come i cavoli a merenda, essere completamente inadeguato alla situazione, inopportuno, fuori luogo. La merenda, dovete sapere, è un piccolo pasto che solitamente i bambini fanno di pomeriggio. Di solito mangiano uno yogurt, un frutto, qualcosa di dolce, una fetta di torta. Ecco, la merenda è dolce. E i cavoli invece sono una verdura salata, non si mangiano a merenda. Quindi se io dico c'entra come i cavoli a merenda vuol dire che è una cosa che non va bene, non è assolutamente adatta a questa situazione. Con questi 21 modi di dire abbiamo finito il podcast di oggi. Vi auguro una buona settimana e un a risentirci a presto. Un saluto dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao! Thank you.